Ciao ragazzi, allora come abbiamo detto in classe io vi ho preparato questa breve video lezione che può essere utile naturalmente a chi deve recuperare la verifica di grammatica, di schiarirsi un po' le idee, ma allo stesso tempo può essere molto utile anche per chi deve soltanto consolidare o togliersi qualche dubbio per rivedere qualcosina. Naturalmente all'interno di questo video non troviamo tutti gli argomenti presenti nella verifica di grammatica, troviamo soltanto le due tipologie di esercizi su cui ci siamo concentrati di più durante questo inizio anno. Innanzitutto troviamo quell'esercizio di trasformazione delle frasi attive in passive e viceversa che ha creato qualche difficoltà all'interno della verifica. Allora, quando abbiamo di fronte un esercizio di questo genere, la prima cosa che dobbiamo chiederci è, prendendo la prima frase, se quella frase è una frase attiva o è una frase passiva. Quindi prendiamo la prima: l'azienda fu acquistata da Mario l'anno scorso. Come sempre, andiamo subito a individuare il predicato, fu acquistata, e andiamo a individuare il soggetto. Noi facciamo poi tutte le nostre verifiche con la nostra famosa prova del 9, ma senza stare a perderci troppo tempo, in questo caso vi dico già io che il soggetto è l'azienda. L'azienda naturalmente non è l'elemento che acquista, ma l'azienda subisce l'azione di essere acquistata, quindi abbiamo di fronte una frase passiva. Viceversa, Giovanni mangiò 3 panini in mezz'ora, mangiò è il predicato, Giovanni è il soggetto, Giovanni è l'elemento che compie l'azione di mangiare i 3 panini. Quindi abbiamo nel primo caso una frase passiva, in cui il soggetto subisce l'azione. Nel secondo caso, una frase attiva, in cui il soggetto invece compie l'azione. Trasformare una frase attiva in passiva o viceversa significa capovolgere gli elementi, mantenendo però il significato originario. Quindi, se noi abbiamo l'azienda fu acquistata da Mario l'anno scorso, dobbiamo capovolgere questa frase facendo in modo che sia il soggetto a compiere l'azione, ma allo stesso tempo non dobbiamo modificare il senso di questa frase. Quindi Mario, che era l'elemento che ha sempre compiuto l'azione anche nella frase passiva, pur non essendo soggetto, diventerà il soggetto. Il verbo da passivo diventa attivo, acquistò. E poi il soggetto si trasforma in complemento oggetto, Mario acquistò l'azienda. Come vedete non abbiamo modificato il senso, abbiamo semplicemente capovolto gli elementi della frase. Il famoso complemento d'agente o di causa efficiente, qualora dovesse essere una cosa, è diventato il soggetto nella frase attiva. Guardiamo invece la seconda frase. Giovanni mangiò i 3 panini in mezz'ora. In questo caso il complemento oggetto diventerà soggetto, quindi 3 panini furono mangiati, verbo che diventa passivo mantenendo sempre lo stesso tempo verbale, in mezz'ora da Giovanni. Giovanni, che è l'elemento che compie l'azione, nella frase passiva diventa in questo caso complemento d'agente. Cose importanti da non dimenticare: quando noi trasformiamo una frase dall'attivo al passivo o viceversa, non dobbiamo mai modificare il senso della frase, e non modificare il senso della frase significa anche non stravolgere i tempi verbali, non cambiare i tempi verbali che sono presenti nelle frasi, perché altrimenti alteriamo il significato. Questo è uno schemino che può sempre essere molto comodo, in cui vediamo quello che vi ho appena spiegato in maniera più visiva su delle altre frasi, naturalmente, ma in maniera molto efficace. Andiamo a parlare del secondo argomento, che è quello relativo alla suddivisione del periodo. Come abbiamo visto l'anno scorso, noi abbiamo ragionato sempre su frasi semplici, quindi frasi che contenevano un solo verbo e sulle quali noi cercavamo di analizzare soggetto, predicato, piuttosto che i vari complementi. Quest'anno ci troviamo di fronte a delle frasi che sono molto più lunghe, più corpose, ma soprattutto che sono composte da più frasi diverse. Queste lunghe parti di testo si chiamano periodi, che abbiamo individuato come un insieme di più frasi semplici.
Prendiamo questa. La scuola di Matteo si trova a Roma, dove tra l'altro lui vive da 10 anni e nel tempo libero dà una mano a sua madre con la pizzeria. Ci siamo subito resi conto che questa frase piuttosto lunga contiene tanti verbi, quindi il primo lavoro che dobbiamo fare è andare a individuare i predicati, quali sono e quanti sono. Io li ho selezionati e ne ho individuati tre, quindi in automatico, e questa è la parte facile, se io trovo tre predicati all'interno di un periodo, so di avere di fronte un periodo contenente tre frasi semplici. Il punto adesso è dividerle in maniera corretta. Abbiamo visto in classe che dobbiamo cercare di andare un po' a logica. La scuola di Matteo si trova a Roma è la prima frase, dove tra l'altro lui vive da 10 anni è la seconda frase, e nel tempo libero dà una mano a sua madre con la pizzeria. Chiaramente andiamo a dividerle cercando di mantenere delle frasi che abbiano un senso. A questo punto noi abbiamo visto che non tutte le frasi hanno la stessa importanza all'interno di un periodo. Ce n'è sempre una che ha un'importanza maggiore, che regge tutte le altre, che regge l'intero periodo, ovvero la proposizione reggente o frase principale. Come facciamo a trovare la proposizione principale? Non è così difficile, andiamo ad analizzare le frasi singolarmente e andiamo a vedere qual è quella che è essenziale per l'intero periodo. Se togliamo quella, togliamo tutta la struttura che lo tiene in piedi. Se noi togliamo dove tra l'altro lui vive da 10 anni, facciamo crollare tutto? No, perché la frase "la scuola di Matteo si trova a Roma" è una frase che di per sé sta in piedi da sola e che quindi regge le altre proposizioni. Quindi il nostro segreto per riuscire a trovare la proposizione principale è cercare di capire qual è all'interno di un periodo la frase che tiene in piedi tutto il resto. Buon lavoro e per qualsiasi cosa ci sentiamo via mail.